Eccoci in diretta dal tavolo finale del warm-up. Abbiamo un all-in proprio in questo momento. Danilo ha fatto l'in dopo che c'è stato il race di Luciano da Bottone. Sono qui in compagnia di Luca Doristano che invece ha appena double appato, vero Luca? Come è andata la mano? Ho fatto un race, avevo 9-9, ero due posizioni prima del Bottone, c'è stato un all-in. Io è due giorni che non ho fiducia dell'Asso K, l'ho foldato anche poco ieri sera, un minuto prima della fine, l'ho foldato oggi contro Donna Donna. Qui avevo 9-9, ha fatto all-in, io ho fatto instant call, due minuti neanche, anzi un minuto forse aspettato, 9-9 contro Asso K, lui non ha messo niente, al TAR ne è uscito il 9 e mi sono rimesso in torneo con 1.700.000 e vorrei salutare anche gli amici al bar, penso che qualcuno ci sia una vita che me lo chiedono, ciao ragazzi sono qua. Assolutamente, perché infatti mi stavi dicendo ieri che ti seguono dal bar al diretta streaming, sì, vero? Sì, dai, di che città? È la Repubblica Indipendente del Botteghino, comunque la provincia di Bologna, sempre forza Bologna. Assolutamente, anche io e anche Jack in studio siamo da Bologna. Intanto non è successo nulla, nel senso che Luciano ha foldato e Danilo sta ritirando le sue chips. E... Ancora nove giocatori, vero, al tavolo? Sì, 9 giocatori e andiamo avanti. Adesso bisogna rimettere il bioritmo regolare. Assolutamente. Accanto a te invece c'è Antonio Ayman, che purtroppo, diciamolo, ieri sei stato protagonista di una brutta mano che ti hanno scoppiato gli assi, vero? Sì, effettivamente in un torneo del genere già è difficile avere asso asso in mano. E spillo asso asso e una volta che te li trovi scoppiati, in quel momento era su circa 1.400.000, sarei andato sui 2 milioni, ti trovi crollare un castello. Però sono sceso poi sugli 800-600 pure, e per ora mi trovo a 1.500.000 e siamo rimasti in 8. Diciamo che chi la dura la vince. Assolutamente, intanto ti lascio spillare le carte. Certo. Volevo salutare anche gli amici di Bari, perché ho un gruppo di Bari che mi sta seguendo, che erano quelli che sono venuti con me a San Marino. Assolutamente, allora intanto io spillo le carte insieme ai giocatori. Ok, vediamo l'action al tavolo intanto. Ci sono fold, intanto io vado dal secondo in chip, che è Pierluigi. Vengo qua, finiamo, intanto gli lasciamo giocare la mano. E poi vediamo come sta andando, perché Pierluigi oggi ha iniziato secondo in chip ed è stato uno dei protagonisti della giornata di ieri. Ciao Pier, come sta andando? Dai, abbastanza bene, adesso è iniziato da poco il tavolo finale, però adesso dai, ho giocato due mani. Sta andando bene. Partito secondo in chip, vero? Sì, ho tirato due bei piattoni ieri, che mi ha fatto andare a 2.600.000, sono sceso a 2.300.000 qualcosa e adesso la giochiamo. E intanto ancora Raisolin, è rimasto corto, vero Danilo? Aggiornami un attimo sulla situazione. Sì, è rimasto, aveva 800, più di 870 prima, che aveva aperto il bottone. E adesso avrà un milione qualcosa. 1.050.000, e infatti adesso vediamo se c'è azione, vediamo che c'era stato il race dal bottone di Armando Graziano e l'all-in da posizione di small blind di Danilo Scornavacca. Vedete il dealer che sta impilando le chip per il conteggio, 1.060.000. E col showdown, abbiamo uno showdown. Asso 10 per Armando contro KK di Danilo. Dieci, dama, 7. Quindi prende il 10 Armando, ma ancora non basta. 3. Vediamo il river. 5, quindi double up di Danilo. Dai Danilo, double up, quindi si ritorna sopra i 2 milioni, si ritorna in gioco. Sì, direi di sì, perché ieri ultima mano c'era un po' di lagna dello stack, spiguando la mano qua contro Pep che mi ha irocollato river, vabbè, una mano comunque dove mi ha polarizzato, ci può anche stare, adesso si può ritornare a giocare. Assolutamente, un in bocca al lupo a tutti, ci vediamo più tardi con gli aggiornamenti dal final table.